Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio di The Sims 4. Allora, volevo dire anche qua, diciamo, che mi dispiace se negli ultimi due video che del gameplay l'audio non sia stato al massimo. Purtroppo ho avuto un problema con, non so bene se il microfono oppure il programma che uso per registrare che si è aggiornato e non lo so cosa sia successo. Il problema è che non ho il tempo materiale di eventualmente riregistrare gli episodi venuti male. E quindi io ho sistemato l'audio nel migliore dei modi, ma a quanto pare non è bastato. Ora dovrebbe essere risolto, quindi a posto. Allora, è sabato mattina, sono quasi le 6, rendiamoci conto. E volevo farvi vedere che ho cambiato due cosine in casa, nel senso, vi ricordate che adesso abbiamo Muffin e Cherry, due nuovi ospiti. Allora ho messo qui un graffiatoio piccolino dove c'era la scopa che ho spostato di qua. Nel frattempo stiamo lavando Cosmo perché era tutto zozzone. Lo stesso graffiatoio l'ho messo qui, di un colore però più scuro. La ciotola è rimasta una sola, eventualmente la riempiamo più volte, non è un problema. E la lettiera gliel'ho messa qua fuori, proprio perché se mi fanno puzza, tipo così, no? Almeno non si sente. Anche se, siccome prima non avevo soldi, avevo preso questa economica, però adesso abbiamo soldi perché ho venduto tutte le pietre, come potete vedere, e ho messo questa recinzione. Onestamente, la recinzione io non ci avevo neanche pensato. Quindi facciamo una cosa proprio rapida rapida e mettiamo una lettiera un po' più carina. Prima eravamo veramente a secco, invece le pietre ci erano costate un bordello, io non mi ero neanche resa conto. Mettiamo questa che almeno la tira via, non resta all'olezzo. Visto che il bagno è già piccolo di suo, ci manca altro una lettiera, non saprei neanche dove mettermela. Allora, finito questo episodio, caricherò in galleria l'appartamento. Sappiate solo una cosa, in galleria non si può caricare un appartamento come si caricano le case. Quindi per farlo bisogna far sì che l'appartamento risulti come una stanza sola. E questo lo si può fare togliendo per esempio le porte. Quindi io leverò questo pezzettino di muro e il muro, credo di poter condividere anche il terrazzo, adesso vediamo. In modo da poterlo condividere in galleria. L'ID del mio ID Origin lo trovate sotto nell'info box oppure nel canale, nella copertina del canale. E spero insomma che lo scarichiate, che vi piaccia, poi potete riarredarlo come volete, ma almeno avete una divisione delle stanze. Ma tanto per quando voi lo vedrete l'episodio, l'appartamento sarà già caricato, quindi probabilmente l'avrete scoperto in anteprima. Allora, dobbiamo dare da mangiare anche la pianta mucca. E fra parentesi, oggi è il compleanno di Camilla. No, domani. Mi sa che è domani. No, domani. Vabbè, in questo episodio festeggiamo Camilla. Cambiamo tattica. Sì, è domani perché io quando sono entrata nella partita era già passata la mezzanotte. Quindi era già sabato, non era venerdì e poi è diventato sabato. Quindi sì, domani, domenica, festeggiamo la piccola Camilla. Ok, ci siamo. Ci siamo resi conto. C'è Cosmo che è tutto triste. Adesso gli chiediamo che cos'ha. E lei pianta mucca? La chiameremo Mucchina. La pianta mucca Mucchina. Ciao Mucchina. Ma lei è vestita ancora a festa? Ancora? Perché è vestita a festa? Ah, perché abbiamo festeggiato Beatrice nello scorso episodio, è vero. E quindi è rimasta vestita così. Che succede? Non me l'hai mica detto cos'hai. E Muffin che cos'ha? Aveva fame? Vabbè allora. Comunque Cosmo non mi sembra particolarmente contento dei nuovi inquilini, eh. Che succede? Oh, hai fatto un brutto sogno. Bisogno di imparare. Perché nessuno mi insegna qualcosa? Voglio imparare. Va bene. Allora, no, non è qua, deve essere sempre in amichevole. Cosmo ha fame, c'è la roba lì. E le insegniamo i bisogni essenziali. Sperando che Cosmo trovi la ciotola, insomma.
Ovalanif. Oh, adesso vuole andarci a fare una passeggiata. Ha già cambiato idea. Mi, che cane volubile. Pipi. Chi è svenuto? Cosmo. Cosmo le ha tutte. Ha fame, vuole fare la passeggiata, sviene, pum. Pum, per terra. Un cagnolone che sviene. Oddio, sono curiosissima di vederla quando cresce. E quando sarà bambina ancora non ci renderemo conto. Ma da adolescente sì. Cosa? I broccoli, gnammete! Ecco, adesso ha sonno. Sì, beh, non si è riposata del tutto, poveretta. È andata a letto. Dov'erano le 4 della mattina? Poverina. Va bene, finiamo di insegnarle allora. O continuiamo finché non si stufa, insomma, non so. Andiamo a dare un'occhiata di qua. Oh là, si è reso conto che è qui la ciotola. No, l'odia, ma no, Cosmo! Stai calmo! Cioè, dovete diventare amici, non me frega niente. Anno nonno, il broccolo, è anno nonno. Anno nonno. Mi raccomando, la prossima volta dite anche voi anno nonno. Dopo torno anche a letto. Sì, Cosmo, sì. Sì, arrivo, arrivo. Sono una sola, sono la sola. Sono vedova, fra virgolette, non che fossero mai stati sposati. Dopodiché proviamo a leggere a Camilla una storia. Niente, non me lo fa più fare, a prescindere da dove sia messo il letto. Non so, vabbè. Arrivo, Cosmo, Madonna Stuarda. No, è Maria Stuarda, non Madonna. Madonna, sembriamo in pigiama questo abito sportivo. Arrivo, sì. Andiamo a fare jogging, dai, così ci teniamo pure in forma. Eccomi, ci sono mentre Camilla dorme. Olè, andiamo? Sennò sto cane lo soffochiamo nel sonno, poi dobbiamo ricordarci di riempire le ciotole. Sempre più giù. Eccoci qua. Ah, torniamo su, fermi tutti. Allora, giriamoci così. Deve esserci stato un festival ieri sera, perché tipo alle 4 della mattina c'erano i fuochi d'artificio. Qua siamo al museo. Sì, siamo nel quartiere delle arti proprio. Corri, corri, corri! Ma i prossimi piccioni proviamo a farli scappare? E poi dovremmo far riposare anche lei, perché poveretta è stanchissima. E lei va a lavorare? Sì, alle 15. No, no, torna a casa allora, torna a casa. Perché domani mi prendo il giorno libero perché è il compleanno di Camilla e me lo voglio festeggiare con lei. Ma dove siamo andati a finire? Dove siamo? Ragazzi, ma dove siamo? Ok, vai a casa. Non avevo mai visto quel posto. Qui si va su e giù, eccoli qua. Allora, sguinzagliamo Cosmo e rimettiamolo solo con il coso, insomma, con la medaglietta. Che poi metteremo una medaglietta anche ai amici quando vado nel CAS a cambiare il look di Camilla quando passerà di età. Che bello! Due amici possono mettersi insieme. Oddio, t'hanno già ciavato la culletta. Lettino. Proprio bam, ciava. Camilla la mandiamo ovviamente all'asilo. Ok, svegliati e mettigli da mangiare in questi ultimi minuti, in modo che almeno finché sei via. Al momento Giordana è un po' occupata, deve recarsi al lavoro. Ma perché non dovrebbe andare? No, ma andiamo all'asilo. Che succede? Ehi là, passavo da queste parti in cerca di un po' di ispirazione. Magari insieme potremo partorire qualche idea. No. Allora, facciamo lavoro sodo e mandiamo avanti il tempo.
Ok, ho tagliato la parte perché il tempo andava avanti lentissimo e non ne venivamo fuori, quindi è stato meglio così. Ma io mi dico, all'asilo ti danno da mangiare, ti nutrono, cioè. Porca miseria, domani alle 11:20 è il compleanno di Camilla. Cosa faccio? Una festicciola by night? No, dai, lo festeggiamo domani in giornata. In più, dobbiamo tirare su la roba che ormai sarà tipo biscottata, talmente dura. In più, sta tizia pari di Chachachachawan, come si chiamava? E è venuta a trovarci mentre noi eravamo a lavorare, ovviamente. Ho detto resterà fuori dalla porta. E invece sta maledetta è entrata e ha fatto i suoi sporchi comodi per tutta la casa. Oh, guardate! Oh, questo è Muffin, giusto? Sì. Cherry è quello simil procione. Anche lui! Anche lei, no? Muffin è la femmina. Cherry è la femmina, oddio che casino. Oh, che carini! Ma non ho messo nessuna luce? No, vabbè, sono un genio. Non ho messo nessuna luce qua. Fermi tutti perché non si vede niente. Ma ce n'è una qua in ingresso. La spostiamo qua più avanti. Ah, boh. Adesso sistemiamo solite cose. Tutte le luci. Luci automatiche, tutte le luci. Ah sì, poi ricordatevi quando scaricate l'appartamento o comunque qualsiasi creazione di attivare il Move Objects prima di posizionare la casa. Questo sempre perché ormai tutti quelli che creano usano quel trucco per posizionare varie cose in alto, tipo questi fiori non ci sarebbero mai stati qua senza quell'attivo. Cos'è che si sta rompendo? Un robottino? Probabile. Svuota i rifiuti. Così almeno non si rompe. Pianta mucca ancora viva. Ogni volta che dico che crepa, non crepa, quindi sarà Highlander. La pianta mucca finora che mi è sopravvissuta più a lungo. Cioè, pensate voi, di solito mi morivano dopo 2 giorni. Ah, Dio. Niente, Cosmo, mi sa che sono loro a sfrattare te. Che poi è assurdo che quando ci siano gli animali in una stanza la luce resti accesa. C'è una cosa che non ho capito, onestamente. È affamata. Vabbè, puoi aspettare ancora un pochettino che mi sistemo io? Dai, ci siamo. A farla, amore. Anche se mi sa che forse se la fa addosso. Ma no, non de. Ma lo sai usare da sola. Senti, Giordana, non far casino. È più che capace di farla da sola. L'ho mandata anche prima da sola. Hola, vedi. E dobbiamo anche lavarci, quindi tua figlia, cioè. Caro Cosmo che dorme sul divano della serie, mi avete sfrattata da tutti i posti dove volete che mi metta. Ancora fame? Poi volevo giocare un pochettino con Camilla, visto che ha bisogno di divertirsi. Ah, poveretta. L'ha preso 2 volte. Brava, amore, cambiati, bravissima. E vieni che giochiamo insieme. Adesso arriva anche la mamma. Festeggiamo magari oggi pomeriggio. Così. Chi invitiamo? Vediamo fra le amicizie qui. Invitiamo. Vabbè, Federica, Mattia, Beatrice e. Cavolo, lei non conosce Jacopo. Ma no, ma che sfiga, non lo conosce! E lei non è che può telefonare alla gente, tipo, ehi, vieni al mio compleanno. No, infatti. Sfiga. Poveretta,
Potremmo andare a casa sua a conoscerlo a sto punto dopo. Perché anche se li invitiamo qua non cambia niente. Tanto qua c'è una banda a delinquere. Non serve che sbatti le bambole. Ma lei è già stanca. Ma sti bambini hanno un'indipendenza di almeno 5 minuti. Allora, facciamo così. Siccome è il suo compleanno, io la mando a letto. Solitamente non li mando a letto così spesso i bambini. Però è il suo compleanno, non voglio che abbia sonno il giorno del suo compleanno. Cioè, sarebbe triste che la festeggiata si addormentasse alla festa. Parecchio triste. Facciamo la lavatrice, così abbiamo la roba pulita. Facciamo 2-3 lavoretti, insomma. Quindi puliamo qui. Olè, qui intanto va. Puliamo il vasino. La lettiera è da pulire? Sì, svuotiamola. Poi qua metteremo una giostrina per bambini, tipo l'arrampicata, diciamo. E la casa ovviamente ve la condivido con la nuova stanza di Camilla, perché dopo dovremo cambiare la stanza di Camilla. Ovviamente, cioè insomma, cresce. Quindi ve la metto già con una stanza da bambino. Non so se riesco, ma non credo, a infilare il letto qua, ma ci sono le colonne. Metterò la foto qua, come vi dicevo, con un tavolino. E qua vedrò come sbrigarmi col letto e quant'altro. Ci penserò mentre faccio. Tanto badiamo il nostro giardino, in modo che non venga fuori una schifezza, perché nel weekend il giardiniere non viene, sto malefico. E poi dobbiamo anche asciugare sto casino, perché sennò Cosmo va a nozze con... Infatti, cosa ho appena detto? Lascia stare l'innaffiamento qua delle piante, sgrida Cosmo piuttosto. Ti ho detto, sgrida Cosmo piuttosto. È anche più divertente. Allora, innaffia. Ha imparato, ecco. Appena sgridato lui, fermi che ne sgridiamo un altro. Fermi. Ehi, sgrida Muffin. No, raccoglilo. No. E lasciale là intanto. Dimmi che non ci sta. Perché non ci stai, scusa? Cioè, nel senso... C'è posto. È l'unica che non riesce ad innaffiare. La domanda è perché... Dov'è un'altra pozza? Ah, qua. Ah, forse quella è pipì. Cioè, ci sei davanti? Qual è il problema? Proviamo a vedere. Impossibile intersecare gli oggetti. Proviamo a intersecare con cosa? Fra parentesi poi. Beh, questa mi piace. Vabbè, non importa. Era giusto per non avere un disastro al posto del giardino. Bisognerà spostarle, ma adesso non ho voglia di perderci le ore a spostarmi. Spostare le varie cose. No, robottino! Che pere quel robottino! Tanto utile, ma appena c'ha due cosi inceppati, funziona più una mazzafava. Tun tu tu tun, che cos'è? Tun tu tu tun. Allora, mangiamo qualcosa in rapidità, poi andiamo a conoscere Jacopo, perché mi dispiacerebbe che Jacopo non ci fosse alla festa. Però effettivamente Giordana non lo conosce. E direi che non abbiamo altre alternative. Cosa, Cherry e Muffin? No, sul divano! No! No! No, sul divano! Maria Vergine. Ehi, qualcuno ha voglia di fare un po' di movimento perché sono qui a dare la carica. No, aspettate, devo prendere le ferie prima. Prendi un giorno di vacanza. Andiamo a trovarli e organizziamo la festa. Ok, ci siamo presi il giorno di vacanza. E andiamo
da soli, perché tanto l'organizza lei la festa, giusto per conoscere Jacopo. Eccoci. Allora, in teoria Beatrice e Jacopo sono in casa. Ho visto dall'anteprima. Mattia è via, probabilmente è a lavoro. Non ricordo i giorni, gli orari. Sono tutti su? Beh, c'è Jacopino, questo è quello che mi interessava. Erim boia. Facciamo due parole, dai. Giusto da. Andiamo dalla scuola, dalla sua giornata. Samzo. Degli interessi. Ma urla contro, poverino. Raccontiamo una storia buffa. E la mamma dov'è? Io non vedo nessun altro. Boh, sarà uscita in quei 3 secondi che io caricavo la partita. Andava a lavoro anche lei? Domenica, forse sì. Sono Delso, lasciato a casa da solo, Zoro. Schwabi, Koiba, Racconta una barzelletta sulle banane. Liebe Zarts. Noi proviamo a invitarli lo Così va? stesso dopo. Basta, non ci caga più. Vabbè, però dovrebbe essere sufficiente. Sì, io ce l'ho fra le conoscenze. Direi che è più che sufficiente. Quindi, prima che diventi una cena, piuttosto che una festa di compleanno, andiamo a casa e cominciamo a fare la torta soprattutto. Eccoci! Fuochi d'artificio? Amore, lei sta giocando! Allora, cominciamo. Ah, fermi tutti, portiamo fuori l'immondizia prima. E poi facciamo la torta. Potremmo fare. Quella di fragole la sai fare? Sì, benissimo. Facciamo quella. Chi era? C'è una gente che mi entra in casa così. È da Ichi qua. No, non entrarmi in casa, ma che palle! Ma perché? Ecco, ti ho lasciato apposta un bancone libero, privo di roba in cima, tu mi cucini sul lavandino. No, raga, tizi della Maxis, tizi della EA Games, per favore sistemate sto bug perché ad Alessia dà fastidio, grazie. Eccola la torta. Allora, la spostiamo di qua. Ci possiamo mettere le candeline? Ok. Benissimo. Allora, organizziamo. Quest'altro gioca con la pianta mucca. Chissà che ti mangi la pianta mucca. Che ti divori proprio. Ok, allora. Torniamo ai discorsi seri. Festa di compleanno, senza l'evento di prestigio, perché tanto. Sì, festeggiato ovviamente la piccola Camilla. Gli invitati sono Giordana. Invitiamo anche qualche amico della mamma, dai, tanto per far numero. Olle, e anche tutta la famiglia siamo riusciti ad invitare. Famiglia, sì, insomma, la famiglia Veronesi. E residenza Banco, esattamente. Attico Fontana Bella. Ah, tu devi fare anche la pipì. Allora, andiamo a fare la pipì. Finché arriva la gente, intanto. Avete visto? Una farfallina, una piccola farfallina. In più mi sono resa conto di non averle neanche fatto una foto finché è bebè. Adesso rimediamo. Adesso proviamo a fargliele perché non è facile fargliele bebè. Orca, ci sono sui muri. Ma viene qualcuno? Solo lui è venuto? Che triste. Più Giordana è già stanca, è nata stanca e vive per riposare. E no, dobbiamo metterci. Ah, si siede. E dobbiamo metterci tipo qua. Sei girata tu però adesso. Ah no, qualcun altro è venuto. Allora. No, c'è il culo della tipa! C'è il culo della tipa, va bene, ma da lì ce la facciamo. Appena la tipa passa, magari la piccola Camilla fa anche una faccia meno arrabbiata. Ecco, girata, giustamente.
No, meglio così. Vediamo se riusciamo a beccarla. Da girata, ci proviamo. Forse adesso? Sì, adesso sta guardando in alto. Oh, che musino! Un musino arrabbiato! Ma no! Tipo, mamma, non è venuto nessuno. No, le voglio così medie. Non è venuto nessuno alla mia festa! Tesoro. Ma questa era quella piccola, quindi la possiamo pure eliminare. Allora, creiamo un gruppo, magari forma un gruppo. Sento una voce di bambino. Quindi magari qualcun altro è arrivato ed è uscito. Sì, c'è Jacopino! Almeno Jacopino c'è! Anche Federica! Dai, sì, sta arrivando gente. Parla con il sim estraneo. Dai, vieni a fare due chiacchiere con Jacopino. Tu, Giordana, boh, chiacchiera col tizio, non lo so. Ah, guardate! Incintissima! Incintissima! Jacopo, dove stai andando? Vai! Mostra il giocattolo a Jacopo, fagli vedere! Faglielo vedere! Tanto abbiamo un esemplare di Cosmo sul divano. C'era il film di Aldo Giovanni e Giacomo, Cosmo, un Cosmo sul Comò. Noi abbiamo un Cosmo sul divano. Ti piace il mio gioco? Sì, è bellissimo! Non è che possiamo fare molto altro, eh. Guardate che pancia! Che siano gemelli! Ma con la sfiga che abbiamo noi, guardate ragazzi. No, 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 ma no, la torta di compleanno! No, 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 no. Allora, lo sgridi o aspetti che te la finisca? Ma cazzo vuoi, dice. Oh, Mattia, ciao Mattia. Allora, veniamo qua tutti insieme. E aiuta a soffiare sulle candeline Camilla, direi che è arrivato il momento. Oh, ma è recidivo, eh? Oh, che carina. Dai, prendi in braccio Camilla, che è ora di festeggiare. Abbiamo anche il micio che festeggia sul tavolo. Tanti auguri! Perché nessuno mi festeggia, maledetti? Vi avevo radunati tutti qui apposta! Oh, non riesco mai con questi maledetti eventi! Vabbè, allora, Camilla è passata di età, cioè abbiamo una sfiga di quelle abissali. Allora, potremmo, io avrei già in mente che cosa farla diventare, quindi mettiamo abilità mentale e smanettona. Vediamo se indovinate che cosa potrebbe diventare. E sapete cosa facciamo? Sistemiamo subito il look in modo che almeno... No, aspetta, scusa. Lei. Che almeno si sia in condizioni presentabili, ecco. Allora, lei è Camilla. Che carina. Col suo abito quotidiano, questo è un nuovo abito che hanno aggiunto con un aggiornamento fatto in questi giorni perché hanno annunciato il nuovo Game Pack. Ne parleremo adesso che torniamo in partita. Quindi questo è uno degli abiti per bambini, per bambine, anzi, formali, sportivi, da notte, da festa e il costume da bagno. Mentre vi faccio vedere anche da vicino, questo è Muffin. Gli ho messo il collarino azzurro, così magari riconosco che è un maschio. Guardate, c'ha la faccia da procione! È praticamente Bacon col pelo di Waffle. Mentre questa, infatti, vedete, sorella, fratello. Mentre questa è Cherry, proprio è suo papà sputata. E le ho messo il collarino rosa perché giustamente è una femminuccia. Quindi torniamo alla festa, va? Allora, ci mangiamo sta torta oppure no? Prendi un pezzo insieme, che qua mi state rubando di tutto dal frigo, ma la vera roba che bisognerebbe mangiare, che vabbè che l'ha mangiata il procione, però basta non pensarci, dai, sono gatti domestici. Pensiamo al lato positivo.
di Nova. Che poi non faremo tardi perché domani c'è scuola. Oh, guardate che carini. Insomma, dobbiamo fare amicizia con Jacopino, sennò qua. Ma che bella panciotta, Beatrice, sei bellissima, veramente. E possiamo chiederle qualcosa? Ma Bisa Shivu. Cosmo. Dag dag. Ma no! No, 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 sgrida prima Cosmo, poi facciamo tutte le altre domande. Giordana, lo sgridiamo Cosmo? Beh, ormai ha finito. Ma la Giordana è esausta. Volevo chiedere la data di nascita prevista, ma... niente, ha cambiato idea. Giordana è esausta però, ragazzi. E continuate la festa senza di lei. Fra quanto nasce? Non si sa, si sono capite fra di loro. A noi non è... noi non dobbiamo saperlo. Possiamo un po' giocare anche con lui, dai, insomma. L'unico amico che abbiamo, più o meno. Ma cosa c'entra lei? Giochiamo, hai voglia? Oh, carini, stanno giocando in teoria, non so. Non ho ben capito. E 10, anche lei comincia a essere stanca. Ascolta la storia sensazionale, beh dai, intanto pian pianino... estraneo. Cioè, gli dice proprio che è un estraneo, forse appunto per il fatto di andare piccola. Facciamo delle facce buffe. Ma si è ammalata? Ah no, era l'ombra del viso, pareva quelle macchie che vengono fuori quando si ammalano. Direi che 10:30 è anche ora. Madonna, ma come cammina? È anche ora che ve ne andiate. Che dite? E comincia a ripulire tutto. Tu riesci a fare un favore alla mamma? Questa la riponiamo. Ma la torta se la sono spazzolata comunque. Basta tirarmi fuori la roba dal frigo. Oh signore, bisognerebbe mettere un lucchetto. Vi ho mandati via. Vi ho sfrattati. Ciao, vattene, ciao, ciao, ciao. Giordana, perché sei sveglia? Torna a dormire. Non capisco perché sei sveglia. Io le do una mano. Tu, tranquilla, finisci pure il tuo piatto. Sei solo in casa altrui, frugando. Frugando nel frigo. Caro, lui resta a giocare. Allora, facciamo così. Sciogli il gruppo, così. Siamo più facilitati. E adesso, siccome dobbiamo mandarla a letto, ci vediamo fra 2 minuti, insomma, che io cambio la stanza. Ok, ci sono, eh. E, allora, questa è la nuova stanza di Camilla. Oh, anche Jacopino va via. Allora, la porta, il peluche è rimasto ovviamente lo stesso, anche questi quadretti qua. Ora, metto in pausa, visto che lei è entrata, si è accesa la luce. Il letto qui... un po' staccato perché c'è la colonna, e girandoci poi ci sono delle decorazioni a muro, così a scopo puramente decorativo appunto, le costruzioni che prima erano rosa adesso le ho messe bianche, una piccola scrivania perché quelle grandi con le colonne non ci stanno, così con tutto il fiore di ciliegio bella, una lampada che adesso imposto automatica. Delle penne, un quadretto, qui è rimasto alla cesta che c'era e qui ho messo la foto di Roberto con un piccolo tipo comodino con dei libri, no? Così, in modo che comunque Roberto sia sempre in camera con lei, anche se sta parete però per i miei gusti è un po' vuota, adesso che ci faccio caso, eh? Aspettate, perché sapete che io vedo le cose 160 anni dopo. Questa è troppo grande. Però l'importante è vederle, no? Dicevano.
Potremmo mettere uno di questi. Questi qua che mi piacciono tanto. Oppure. No, troppo grande. No, mettiamo questo. Ok, così, puramente a scopo decorativo. Giordana si è svegliata ancora? Ma perché? È lui che ti sveglia? Oh, è andata via. Allora, controlliamo un attimo che sia tutto a posto, che non ci siano cose mollate in giro. Ok, ci siamo. E quindi ragazzi, io concluderei l'episodio qua. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!